Negli esperimenti fondamentali del 1895 a Pontecchio, vicino a Bologna, dove Marconi per la prima volta trasmise a distanza un segnale elettromagnetico senza fili, e soprattutto in quello di Poldhu, dove fu ottenuta la ricezione di un segnale tra le due sponde dell'Oceano Atlantico, Marconi aveva dimostrato, contro tutte le opinioni scientifiche correnti, che le onde elettromagnetiche potevano essere trasmesse e ricevute a distanze enormi, superando ostacoli di ogni genere e la stessa curvatura terrestre. L'eco di questi esperimenti era stata immensa e Marconi, che si era servito della collaborazione della Marina Militare Italiana, venne accolto in patria con grandi onori. Era il 1903. Marconi aveva appena 29 anni. Il re e la regina lo ricevettero in Campidoglio per concedergli la cittadinanza onoraria di Roma. Come al solito, lo accompagnava la mamma. Diventò di rigore per i reali europei ricevere Marconi e farsi impiantare stazioni trasmittenti e riceventi, soprattutto dalla Terra e gli yacht reali. Marconi cominciò quella lunga serie di viaggi che lo porteranno in tutte le maggiori capitali del mondo, ovunque fatto segno a onori mai fino allora riservati a uno scienziato. Quando lo zar lo invitò in Russia, il grande fisico Popov si congratulò con lui. Nel 1909, quando le principali società di navigazione già possedevano un servizio di marconigramma, lo stesso anno in cui fu premiata la scrittrice Selma Lagerlöf, gli venne conferito il premio Nobel insieme col tedesco Braun.